inventi Ignos, che era la Woodstock, che era il live aid della Sardegna, in sostanza. Quella davvero è stata una gran bella roba, nel senso che tutto nasce da un mio passaggio in macchina con la mia famiglia all'altezza di Bonorva dentro un incendio. Io, sciagurato, stavo andando a Cagliari, ho visto questo, ho detto, vado. Invece non era così, perché qualche secondo dentro il fuoco ci sono stato con la macchina. Con mio figlio, il bambino piccolo, che era Matteo, diceva, papà, chiaramente il bambino. E lì, una volta che siamo usciti, mi è venuta, sai quando hai queste reazioni dentro, dice, ma perché cavolo ci distruggiamo la terra? Perché erano gli anni qui, eravamo noi a mettere il Sì, fuoco, anche cioè, adesso è così, anche adesso, non è però che, però allora erano si era momenti. più, sì. Allora lì arrivo in ufficio la mattina e ho iniziato a dire, ma perché facciamo qualcosa? C'era anche un interesse aziendale, perché gli incendi distruggevano le nostre palificazioni, quindi noi ci distruggevano le reti. Perdevamo il traffico, non era quello il problema, Certo, però però. io l'ho vissuta anche così, però il problema era di tipo sociale. Cosa possiamo fare per? Allora lì io sono molto amico di uno dei più grandi studiosi della musica della Sardegna, insomma, che è Giacomo Sirelli, un giornalista a cui Che mi lega, salutiamo, ciao ciao Giacomo. Giacomo, che mi lega veramente un'amicizia storica. Personaggio No, vabbè, di cioè, tutto la sua rispetto. serietà, onestà, Sì. non, siamo, ormai siamo una Capacità coppia, e cultura. una coppia di fatto, insomma, ormai. E tua moglie sa, glielo No, sa. no, allora io ricordo che incontrai Giacomo all'aeroporto di Roma, lui stava andando a Torino per il processo di Mesina e io stavo andando a Roma per lavoro. L'ho beccato e ho detto, senti Giacomo, ho questa idea, perché non mettiamo insieme tutti i nostri artisti, erano gli anni dei Tazenda, dei Marras, Bertas, dei Berta, Maria cioè Carta. Maria Carta la recuperiamo, torna in Sardegna anche per. Mettiamoli insieme, un giorno noi prendiamoci in mano l'idea di dire a noi stessi che gli incendi non li dobbiamo procurare, che ci dobbiamo riprendere la. E lui mi ha detto, io conosco Giacomo, quindi ci conosciamo, Giacomo, non ci sono soldi, allora va bene. E no, perché noi abbiamo questa tecnica, no? Dove ci sono soldi noi Ci ci scansiamo. scansiamo. E da lì è partita l'idea. Abbiamo messo insieme il mondo. Noi non pensavamo che Ignos diventasse un momento di A incontro tra. Sant'Andino, Poi, sedilo. sai, sedilo, poi lì avere le autorizzazioni del parroco, del sindaco, del Comitato di Sant'Antino, ci è voluta tutta la Da poco a nostra. sedilo avete Abbiamo, sì, onorato 25 questa, anni, sì. 25 anni della. Quindi lì nasce questa. Ci siamo trovati in 50.000, abbiamo riportato Maria Carta quell'anno, che stava già male, C'era anche insomma. Red Ronnie. C'era Red che è venuto perché voleva conoscere Maria Carta, Red. Infatti poi è stato 6 mesi con lei, hanno girato la E Sardegna, insomma. soprattutto c'era il grande Andrea Parodi. Vabbè, Andrea e Maria hanno fatto la stessa fine. Spero che stiano insieme, perché Maria ha sempre detto, Andrea sarà colui il quale porterà avanti la mia voce. E Andrea ha sempre detto, Maria per me è sempre stato il più grande riferimento delle musiche, delle tradizioni popolari. Due grandi personaggi. Bene fa la Fondazione Maria Carta, bene fa la Fondazione Parodi a non dimenticare mai questi due grandi personaggi. A Neanche i proposito sardi dovrebbero dimenticarli. di questo, ma penso che dai, io vedo Sì, che no, no, credo di c'è sì, una credo, sì, certa no, 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 devo sensibilità da questo dire, punto di su vista. E questo sì. quindi fai la Fondazione Maria Carta, realizzi, guarda, No, successivamente, adesso ne parlo solo no, perché. la faccio, non Sì, la faccio no, io a fondazione. la sto parlando adesso, anche se sto Ah, saltando ok. il periodo solo perché abbiamo parlato di Maria Carta. Abbiamo A parlato cui. di Ignos, di questa grande cosa che doveva esaurirsi nell'arco di una giornata, Invece. e invece l'anno dopo, le pressioni, siamo arrivati fino alla porta dell'Europa, al Castello Sforzesco di Milano, con una diretta televisiva nazionale, perché poi alla fine non avevamo il permesso per iniziare il concerto. Allora era sindaco Formentini, governava la Lega. E quindi quella roba lì, a quel tempo, noi non avevamo il permesso, perché non ci avevano firmato il permesso. E quindi era l'occasione, state buttando fuori i sardi, cioè questa era una cosa. Ed è arrivato alla fine, ancora me lo ricordo. C'è il giornalista che lavorava 5 Stelle, c'era una televisione ad Olbia 5 Stelle, Sì, sì, certo. c'era giornalista,
Mauro Russo. Aspetta. Salutiamo Mauro. Ciao Mauro. Aspetta. Mauro becca le immagini. Bravissimo Mauro. No, vabbè, poi sai, lui fa parte della squadra di Ignos, Giacomo, Silvia Ferruzzi, sì, lì era. Sì, aspetta sì, lì. Sì. A un certo punto arriva l'assessore o il delegato del comune di Milano per firmare il permesso. E arriva vestito da ciclista. Era in giro. In bicicletta. Arriva lì vestito da ciclista. Era un assessore, ha firmato il permesso e non sapeva nulla perché alla fine ha visto la nostra reazione, dovevamo andare in diretta con la televisione, non avevamo i permessi, quindi lì si è scatenato. E poi non è finita lì. E poi siamo finiti a Cuba. Quella di Cuba è stata... Famosissima, guarda, di, trasferta guarda, di Cuba. Quella di Cuba è... Isole ed isole. Io vado a Cuba con il CONI, ero vicepresidente. Ecco, come ti salta in testa? Ma te lo dico io, semplicemente. Vado a Cuba, ero vicepresidente del CONI, il mio presidente era Terroso, il vecchio Terroso, sì. Era una persona meravigliosa. Il CONI doveva essere rappresentato, lui non poteva andare, allora vado io. Vado con... dovevamo consegnare 1000 kimono ai ragazzini cubani attraverso il judo club Torre, insomma, certo. Vado a Cuba, c'ero io, Sieni, c'era Gianni Garrucci, eravamo un gruppo di Francesco Pinna, eravamo un gruppo di persone. E lì ho scoperto questo mondo che io conoscevo solamente sui giornali, ma la cosa meravigliosa, gente col sorriso, in situazione disperata, si viveva anche, però avevano sempre il sorriso. Lì abbiamo conosciuto la Cuba che conta, nel senso che ospiti di un grande poeta cubano a casa sua, Pablo Hernández, ancora la figlia peraltro insegnava qui a Sassari, adesso non so se insegna ancora. E lì conosciamo l'allora ministro della cultura Abel Prieto, che era un giovane brillante, un veltroniano, di quelli proprio che infatti l'hanno fatto fuori subito, Fidel l'ha fatto fuori subito. E lì ho visto questo suono che mi arrivava nel lui, questa musica, no? Allora ho detto, isola, due isole. Noi avevamo in animo di creare il premio ICNOS, il premio internazionale, e scegliamo il cardinale Jaime Ortega, che è stato l'uomo che ha permesso il viaggio del Papa a L'Avana. Peraltro era uno dei papabili, è uno di quelli, purtroppo è morto adesso, però era uno di quelli nell'elenco dei possibili, una persona. Arriviamo per consegnargli il premio. Insomma, morale della favola, delegazione dei sardi. Io ricevo una telefonata in ufficio, pronto, sono Giannino Puggioni da Mamoiada. Ciao Giannino, a proposito. Sì, sono il presidente della Proloco dei Mamuntones e dei Sordore di Mamoiada. Mi dica, so che dovete andare a Cuba. Detto, ma scusi, queste cose si sanno. E gli ho detto, sì, stiamo organizzando. Veniamo anche noi. E ho detto, ma quanti siete? 26, anzi, forse 30. Insomma, morale della favola, la faccio breve, ma comunque partono anche loro con noi, insieme ai tenori sdibiti. Benito Urgo. Benito era già lì, però. Noi eravamo là. Il giornalista Antonello Lai. C'era Antonello Lai, c'era un aereo pieno di sardi. Anche Francesco Pillo era venuto. Francesco no. I Cordas non c'erano? No, i Cordas c'erano... No. Sì che c'erano. Io ricordo vagamente, però non insisto. No, hai ragione. Forse hai ragione, c'era. Ragione. C'era Piero Marra. Piero Marra, nel senso che salutiamo. Comunque, al di là, che salutiamo. A parte, cioè, noi siamo arrivati lì, un aereo carico di sardi. Ti racconto solo una cosa. Dentro l'aereo, sì. Ad un certo punto, ero seduto un po' davanti, mi vengono a chiamarmi. Vieni, arrivo al centro dell'aereo, già sentivo profumo di casa. E lì c'erano i tenori sdibiti, Daniele Cossello, Mario Pira, Battore Bambino, Tancredi Tucconi, Piero Sa, cioè, no, Battore era già... Sì, non ci sono più, insomma. Sì, sì. E un canto per Leonardo, si mettono a cantare, c'erano le oste scubane che non sapevano cosa gli stava arrivando addosso. E a un certo punto mi avvicino e vedo i ragazzi di Mamoiada. Stavano affettando. Allora non c'era l'11 settembre, i coltellacci c'erano a bordo. Taniche di vino, salsiccia, formaggio, bello, una cosa. E io ho detto, ragazzi, guardate che a Cuba non è che ci sia questo granché da mangiare, cercate di conservare un po' di... Allora, questo ragazzo, senza muovere un muscolo della faccia, ma davvero? Leonardo, abbiamo scorta per 6 mesi. E avevano ragione, perché loro, sottovuoto, dentro i campanacci, hanno portato di tutto. Tu pensa che un giorno dopo pranzo, nell'hotel, mi ha detto, no, vieni con noi, ti offriamo un caffè. Io pensavo al bar.
siamo andati in camera di uno di questi, dove c'erano i barattoli con i sughi, Barilla, no, sto scherzando, a un certo punto, no, il fornello con la a gas che hanno caricato dentro le casse dove portavano i campanacci, roba da matti. Si erano informati bene a Cuba? No, nel senso che hanno portato le bombole di gas. Che però al di là di questo, scherziamo, noi abbiamo fatto un'operazione culturale straordinaria. Sì. Il Mammontone sta a 40 gradi sul Malecon, una cosa da fare, cioè da brivido, cioè rivedere quelle immagini, vedere la tua terra e la tua Sardegna. Dall'altra parte del mondo, apprezzata da anche perché lì è pieno di turisti, insomma, allo spettacolo hanno partecipato non solo i cubani, ma anche quelli che... Bella, gran bella roba. Tu sei sardista? Sì. Cambio argomento. Sì, sì, anche sì. Anche se sì. C'è un legame tra questa sì, cosa sì, e sì, questo sì, che sì. Abbiamo guarda, io il sardismo... Ti abbiamo sì, 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 io sono... ci sono stati molti tentativi per staccarmi dal sardismo. Il sardismo è qualcosa... Emilio Lussu tatuato da qualche parte? Ma no, no, io non ho tatuaggi, però io penso a quei ragazzi che sono morti nella Prima Guerra Mondiale, che hanno contribuito all'Unità d'Italia, che sono ragazzi a cui noi dobbiamo sempre rivolgere un pensiero. È da lì che nasce poi la costola del Partito Sardo d'Azione nel 21, quindi sono ormai 103 anni, insomma. Quindi, no? Io sono legato a quei valori, a quegli ideali. I riferimenti umani vanno a periodi, no? Oggi c'è quel leader, poi c'è quell'altro, però quei valori non hanno leader. Ce li hai nel cuore, ce li hai nella testa. E io ce li ho nel cuore e nella testa. Cioè, nel senso, quando mi dicono sei sardista, sì, perché? Vedi, la più grande offesa che un sardista può ricevere, un sardista come me, è quando legge sardo leghista, sardo comunista, sardo democristiano, io sono sardista, punto. Cioè, è possibile che la gente non comprenda che puoi essere anche sardista. Poi puoi sbagliare, non puoi sbagliare. Anche perché a te non te la danno la possibilità di governare da solo, non ce la fai, perché chiaramente quindi leggi macchinose, leggi elettorali che ti costringono a fare delle alleanze. Guarda, ti faccio una confidenza, che poi qualcuno, l'ultima vicenda che ha visto poi i sardisti in difficoltà, non candidato, il presidente, eccetera, io sarei andato da solo. Io non mi sarei alleato più con nessuno. Sarei andato al 2%, va bene, però quella è la mia... posizione culturale. Poi è chiaro che tu devi andare a governare perché devi incidere, devi comunque portare le tue istanze e noi le conosciamo, non è che oggi sono di tutti. E quindi insomma la politica ha fatto parte della tua vita, fa parte probabilmente ancora della tua vita. La passione politica sì. Però hai avuto anche l'ardire di candidarti a sindaco. Io? No. Mi hanno candidato gli altri. Hai accettato e mi hanno graziato. Sì. E mi hanno graziato però. E c'era contro di te il sindaco attuale. Esatto. Eravate contrapposti. Sì, sì, come è andata quella cosa? Che lui ha vinto, io ho perso. Perché io sono stato tradito dagli intellettuali di sinistra che mi hanno scaricato e hanno votato a destra. Un po' come quello successo. Io ho le prove, quindi se le cose che dico, le ho scritte anche in quel libro che hai citato prima. Sì, io vengo convinto, non ero molto convinto una volta, però poi alla fine ho accettato la sfida. La ragione è mia mamma. Mia mamma è stata straordinaria. Quando sono andata a trovarla gli ho detto che mi avevano candidato a sindaco e lei mi ha detto, a sindaco, e che mi vaghi tu? Cosa ci fai tu? Ho detto, guarda, pensano che io possa dare una mano alla città. E allora mi ha chiesto chi era il mio avversario. E gli ho detto, campus. E mamma fa, ma suo vice, suo professore, perché il padre era oculista, ma cos'era? Non mi ricordo. Sì, era un medico importante, certamente, insomma. Certamente. Gli ho detto, sì. No, visume. Se figlio di professore, quello è figlio di professore. Lei aveva fotografato nella sua straordinaria ignoranza quello che sarebbe successo. Una città che non può accettare uno che è figlio di ferroviere
il cui padre ha fatto il servo pastore, che poi si eleva a cosa? Io non mi volevo elevare a niente. Mi hanno chiamato per fare una cosa, ho detto sì, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo amministrare. Il governo è una cosa un po' più complessa. Quindi credi che i sassaresi siano snob? No, no, assolutamente. I sassaresi erano dalla mia parte. E quella piccola parte che poi alla fine ha detto di votare da un'altra parte o di non andare a votare. Basta prendersi le cronache di allora. Quindi. E quando io vengo candidato a sindaco, che c'era un'area vasta dove c'era anche la vecchia sindaca uscente, Anna Sanna, che con la quale io avevo un rapporto straordinario, è grazie a lei che io faccio finanziare il famoso cablaggio a Sassari con qualche miliardo, perché avevano previsto come Telecom, a Cagliari io l'avevo portato anche. E io sapevo che non si doveva candidare, non la candidavano più. Sapevo anche che se non fosse stato un uomo di partito, donna di partito, lei avrebbe comunque... Insomma, è più affidabile il popolo dell'intellettuale. Sì. Io, per carità, ho grande rispetto di tutti, perché, però io ho le prove, non è che ti sto dicendo fesse, io so che sono stato scaricato come un Kleenex, preso e buttato nella patumia. E non va bene, cioè, io non volevo ti nulla. Ti sarebbe piaciuto fare sindaco? In quel momento sì, è certo che sì, perché poi alla fine sono state tali e tante le pressioni, le interlocuzioni che ho avuto, con tutti i limiti, perché fare il sindaco deve essere una cosa molto, cioè, nel senso che è chiaro che ero più giovane, quindi ho accettato con passione la cosa, e poi però ho toccato di... Allora, la politica, ti faccio un esempio. La politica per me è come la carne di maiale per i musulmani. Si devono tenere distanti. Ah, ecco. Si devono tenere distanti. Perché tutte le volte qualcuno... E poi alla fine quindi non... Però tu hai ricoperto comunque dei ruoli istituzionali anche di rilievo, sì, e anche importanti. Mi riferisco alla presenza dell'ATP, sei stato commissario dell'azienda autonoma di soggiorno, sì, di Sassari. Ecco, che esperienze sono state? Straordinarie. Sei stato il primo a dare i nomi agli autobus. Sì. Adesso lo fanno ancora. Non lo so, cioè... Sì. Beh, quella era una cosa comunque, per l'anno in cui siamo riusciti, attraverso un'operazione anche tosta, di svegliare la regione e farci dare i soldi come azienda di Sassari per ripianare il bilancio, innanzitutto. Siamo riusciti veramente alzando la voce anche. Io ho avuto discussioni toste con allora giunta Soru, ma... molto dure, poi abbiamo portato a casa il risultato. E lì abbiamo avuto l'altro risultato, aver rinnovato il parco autobus completamente. E lì l'idea che mi è venuta, ho detto, ma perché non gli diamo un nome? Abbiamo fatto un concorso pubblico, cioè ci siamo fatti segnalare i nominativi, ogni autobus aveva un nome, ce l'hanno, qualcuno lo vedo ancora. Stiamo parlando degli anni 2000, giusto? Più o meno. Sì, quelli sono gli anni. Sì. E quindi parliamo di candelieri. Il candeliere d'oro. Allora, che rapporto è? Io sono candeliere d'oro. Scusami se questa cosa... E quella non che non è poco. Ascolta, queste sono quelle cose che non ti puoi comprare, no, e non te le regalano. Se te l'hanno dato, o era una banda di matti... Che anno era? 96. Okay. Ero giovanissimo, peraltro, ero molto giovane. Quella è stata una delle cose più belle dopo la nascita dei miei figli e chiaramente la vita con mia moglie straordinaria. Cioè, io ricevo la telefonata, lavoravo a Cagliari, ricevo la telefonata il 10 di agosto o il 9 di agosto. Ero in spiaggia ad Alghero, squilla il telefono ed era il signor Moro dell'azienda di soggiorno, che è storico, adesso è in pensione. Sì. Pronto, buongiorno, le devo passare il dottor Arcadu. Antonio Arcadu era il direttore dell'azienda di soggiorno. Ciao Antonio, solito Antonio, poi straordinario. Ciao Antonio, straordinario, ciao. Veramente. E mi dice: guarda, il 13 consegniamo il candeliere d'oro, d'argento. Cerca. Gli ho detto: guarda, Antonio, non c'è, guarda, vengo chiaramente il 14 alla Varada, ci sono, perché alla discesa non manco mai. No, devi venire il 13. No, guarda, ho iniziato le ferie 2 giorni fa. No, ma adesso c'ho questa cosa. Alla fine Antonio fa, dice, guarda, devi venire perché ti devi ritirare il candeliere. La motivazione? Beh, erano gli anni in cui io mi occupavo di sport, venivo fuori da Icnos, avevo fatto tutte quelle operazioni anche
culturale importanza, ma nel senso che un po' di motivazioni c'erano, non è che non ci fossero. Tocchiamo un altro affronto. Allora, vuoi dire un'altra cosa? No, è che lì quando mi ha detto, io sono rimasto al telefono in piedi in spiaggia, ha detto ma stai scherzando, quindi ho cambiato anche tono. Mia moglie ha visto che ho cambiato, si è spaventata, che è successo. E lì non dire nulla, mi raccomando, ci vediamo il 13, chiuso. Mia moglie mi guarda e mi fa, cosa è successo? E io, mi hanno assegnato il candeliere d'oro. E mia moglie, cagliaritana, vabbè, adesso la sto romanzando, certo, però lì tu pensa... Quei 3-4 giorni prima di andare lì, nel cattino infuocato di Palazzo Ducale, dove leggevano il nome della chi sono una grande soddisfazione. Un'altra cosa che tocca il cuore di noi sassaresi è la Torres. E qui apriamo una parentesi, perché proprio da poco, qualche giorno fa, ho visto una sorta di documentario, un reportage, che parlava del calcio femminile in Europa. Di come si sta svegliando, anche a proposito della parità di genere, delle donne, degli sponsor che nel maschile sono superiori a quelli femminile. Insomma, ho sentito tante di quelle cose, mentre guardavo questo documentario ho pensato a te. Perché Nardo Marras, non ve la vedete così, ha iniziato intanto il calcio femminile quando il calcio femminile quasi non esisteva. No, comunque esisteva, no? Sì, per carità. Non era questa... E ha portato a Sassari quanti scudetti di Serie A? 7. Che non so. Quante Coppe Italia? Quante Coppe Italia? 8. 8. Quante Supercoppe? 9. 9. Quante Italy Humans europee? 2. Di continuo. Hai fatto anche la Coppa dei Campioni? Sì, Coppa dei Campioni abbiamo fatto 5, 6. Quindi è la seconda squadra più titolata? In Italia? È la prima. Ancora la più titolata in Italia. Diversi anni fa era nel ranking mondiale della FIFA, era quinta, quindi prima di una serie di grandi... E durante questo documentario, infatti, hanno inquadrato e ha intervistato un presidente che parlava della sua squadra come una, con la sua società come una fucina di nuove leve. Uh-huh. Era nel suo ufficio e a un certo punto inquadrano una targa e c'era scritto... Ma davvero? Ma l'ho vista su una trasmissione televisiva di quei giochi a quiz, quello faceva Gerry Scotti. Sì. Una delle domande era: qual è la squadra più titolata d'Italia nel calcio femminile? Io lo so, però non potevo dirglielo. Oltre comunque i grandi risultati con la Torres femminile, hai avuto anche il piacere di stare nella Torres maschile. Sì, è stata una parentesi anche... particolare, nel senso, io ho avuto la fortuna sempre di vincere. Io mi porto appresso sempre queste cose. Nel senso, nel calcio femminile abbiamo vinto tanto, nel calcio maschile divento presidente... In che anno? 2000? 99-2000? La maschile è 99-2000. Ah, ok. Ormai so la memoria, insomma. Vabbè. Lì è stata, abbiamo vinto il campionato alla C2 e alla C1, poi mi candidano a sindaco e quindi ho dovuto lasciare la tu presenza. Tu conobbi Moggi in quel periodo? C'è un aneddoto carino, su voi ce lo devi raccontare. No, questa me la... questa ce la devi raccontare. Allora io mi chiedono di fare... Moggi, per chi non lo sa, è grande direttore sportivo della Juventus. Allora mi chiedono di fare il presidente della Torres maschile. Io avevo paura del calcio maschile, già bastava il femminile, stavamo lavorando per farlo crescere. Vabbè, comunque alla fine lì c'era un nostro caro amico, giornalista, Fiorentino Pironti, che tutti a Sassari l'hanno conosciuto tutti, era grande sportivo, capo della redazione di Sassari, insomma vabbè. Io chiamo Fiorentino e ho detto, Fiorentino, senti, mi hanno chiesto di... l'idea non è male, vieni a trovarmi. Vado a trovarlo e dico, certo, guarda, io di calcio maschile non ti preoccupare, penso io. Passa una settimana, mi richiama, mi dice vieni in ufficio. No, vieni al bar sotto, lì a Via Porcellana con la Nuova Sardegna. E incontro lì, assieme a Fiorentino, tale Costanzo Spineo, buonanima, grande giornalista, simpaticone. Sì. A un certo punto Fiorentino Pironti dice, Costa, guarda, Leonardo sta... diventa il presidente della squadra maschile, possiamo dargli una mano? E come no? Questo prende il telefono, fa un numero telefonico, ah, ciao, ti passo
Brondo. Luciano Mucci. Luciano Mucci. Morale della favola, ci dà l'appuntamento a Torino. E vado a Torino con Antonio Garrucciu, che era dirigente della Torino. Ciao Antonio. E Gianni Garrucciu. Ciao Gianni. Vengo accompagnato da loro e sì. Arriviamo a Torino, in piazza Crimea. Arriviamo lì, il direttore non c'era, il direttore era Mucci, certo. Perché stava rientrando dalla Russia in una trasferta della Juventus. E dopo un po' arriva, ci fa accomodare, entriamo in questo ufficio, che era l'ufficio di Boniperti, una cosa, cioè, 1600 metri quadri. Cioè, vi do questo numero per dirti quanto era grande questo ufficio, le coppe. Ci sediamo tutte e tre davanti, io al centro, Gianni e Antonio. Lui aveva sul tavolo almeno 8 telefonini, in tempi in cui i telefonini, certo. Non è che ce ne fossero tanti. Sì. La prima cosa che fa, schiaccia un tasto, aveva lì a fianco, schiaccia un tasto, sento sì, cortesemente può venire da me. E arriva questa signora, sai, di quelle vecchie impiegate anziane che stanno per andare in pensione, sì, cortesemente mi accende il riscaldamento. No. Quella gli fa dietro e schiaccia il pulsante a fianco, no, di quello che aveva schiacciato. Beh, io sono rimasto, noi ci siamo guardati, quello già certificato, qui comando io. Sì. Comincia a squillare il telefonino e noi assistiamo a queste telefonate. C'era Gianni, lo conosciamo, Gianni e Antonio sempre, Gianni lo stesso, e inizia a parlare. Ah sì, manda la busta a questa squadra. Non dico quale squadra, perché certo, per correttezza. Digli che la aprono alla fine del girone d'andata. Insomma, abbiamo assistito lì, perché fa il nome di un giocatore, che io non faccio, e assistiamo alla vendita, alla fine, di questo giocatore da una squadra all'altra. Ma la telefonata che ci ha sorpreso, a un certo punto, pronto, ciao. Ah sì, quando arrivano, bene, digli al marinaio che tiri fuori la barca. Si fa un bel giro nel golfo, poi si va a mangiare alla cantinella. La cantinella è uno dei ristoranti, era, adesso non so se c'è ancora, io ho avuto la fortuna di stare via Caracciolo a Napoli, quindi si parla di Napoli, insomma. Poi fate una partita a carte, devono vincere, a ciao, boom. Secondo te, di chi stavamo parlando? Di Maradona, no. No! No. Qualche arbitruccio, secondo me. Credo, e poi alla fine noi siamo stati a pensare male. Poi alla fine si è dedicato a noi. Quando gli aveva detto, Torres, io a Torres ho fatto un grande affare. Presidente piccolino, parlava del nostro amico Rubato. Ciao presidente. E lì ci ha raccontato l'affare Gonzola, che l'ha portato al Napoli. E quindi subito ha detto, cosa vi serve? Noi, ha iniziato a telefonare. Digli che deve andare a Torres, non a Sassano, a Torres. Noi lì, alla fine, mi fa, presidente, io so che lei non c'ha il becco d'un quattrino. Non si preoccupi, ci penso io. E lui ha pensato a tutto, perché ci ha dato il premio di valorizzazione per quei giocatori che ci ha dato. E con quei soldi ci siamo pagati i calciatori, ci siamo pagati il direttore sportivo, che era Nello De Nicola, suo cognato, persona meravigliosa. Ciao Nello! Oggi. E comunque, insomma, lì è stata un'avventura straordinaria, abbiamo vinto il campionato. Senti, io vorrei chiederti veramente, perché la tua vita è talmente stata così intensa, così piena, così interessante, però chiaramente il tempo a nostra disposizione. No, lo so, ma infatti l'ho fatto apposta. Adesso io ti faccio, perché ho preso degli appunti. Sarò veloce Nello. Ti faccio dei nomi e devi rispondere in 10 secondi. Sì. Alberto Sordi. Alberto Sordi, io mi sono inimicato i cagliaritani, perché io l'ho fatto venire a Sassari per un grande evento organizzato per gli anziani e non l'ho fatto andare a Cagliari. Per la seconda volta che è tornato siamo andati ad Oristano, persona meravigliosa. L'ho portato a mangiare da zio Nino nel centro storico, gli piacevano i piatti, quelli proprio, grand'uomo, è stata una persona straordinaria. Giovanni Paolo II. Beh. Grazie alla Torres femminile io quest'uomo ce l'ho avuto vicino, ci ho parlato e gli ho detto anche a 100 anni santità. Ha tirato sull'occhio. Non ti ha compreso, No, ci ha capito. Padre Moritto, che salutiamo. Un santo. Allora,
Non ci sono parole per descrivere padre Moritu. È persona che io conosco da sempre, da quando lui era un fraticello che andava questuando con i sandali, dove gli chiudevano tutte le porte, potete accertarlo chiedendolo a lui, e questa umile persona, a padre Moritu, in tempi non sospetti, non gli ha risolto i problemi, però gli ha aperto qualche porta che gli ha consentito comunque di riprendere, di fare quello che oggi ha fatto. Insomma, per chiudere ti chiedo la cosa più importante della tua vita, sei nonno, tuo nipote? Beh, la famiglia che oggi passa attraverso mio nipotino Zeno, io quando mio figlio mi ha detto come lo chiami? Zeno, cioè alla fine, sai, io ho detto, guarda, io ti faccio le porte di casa se lo chiami Leonardo, basta uno! Quindi bene, è un amore smisurato per questo. Sì, ma credo che noi dobbiamo essere vicino alle nostre famiglie, che sono quelle che comunque alla fine danno uno scopo alla vita di ciascuno di noi. A me dispiace quando vedo famiglie sfortunate, che, sai, oggi i giovani rischiano molto, li puoi perdere in un attimo. E quindi credo che la famiglia si debba riprendere quel ruolo centrale, che è quello anche di, come fonte educativa e formativa. C'è troppa violenza nella nostra società, ma anche, vedi, accendi la televisione, oggi litigano i giornalisti, litigano i politici, litigano tutti, cioè davvero non trasmettono quella serenità di cui c'è bisogno. E soprattutto la nostra terra ha bisogno di un'attenzione da parte nostra, che passa attraverso almeno per una volta, al di là delle appartenenze, dei colori, lavoriamo per la nostra terra. Dobbiamo lavorare per la nostra terra, perché poi alla fine è quello che ci viene chiesto dai nostri figli, dai nostri nipoti e dalle generazioni future. Il fatto di vedere i giovani che vanno via e non rientrano. Io sono anni che mi occupo di questo settore attraverso un progetto della Fondazione Maria Carta che è dall'inglese, da Frimmu, dove stiamo toccando di mano quello che è questo dramma sociale, che se non ci metti mano seriamente davvero diventa la nostra tomba. E ti dirò di più, i dati statistici ci dicono che nel 2100 noi scendiamo al di sotto del milione, il che vuol dire che è catastrofe, che non è questione di destra, di sinistra, di sotto e di sopra, di imprese o non imprese, è di tutti. E allora bisogna iniziare veramente su questa materia a lavorarci tutti, perché sennò davvero non riusciamo. Come ho detto prima, Leonardo, avrei voglia di chiedergli tantissime cose, però purtroppo sono sicuro che però avremo un'altra occasione. No, guarda, io ti ringrazio, perché sei riuscito, perché non è stato facile, ti dico la verità, perché non è che mi piace più andare... Però la chiacchierata così con un amico, posso dire, con certo, un amico che conosco, mi vanto di esserlo. mi ha fatto piacere. Tutte le cose che sono state dette sono tutte verità. Sì. Sono anche dette in un racconto che è stato fatto durante la pandemia, perché nel periodo della pandemia... Salutiamo Luca Fondai. Grazie a Luca. Ciao Luca, grande Luca, perché è Giacomo Serrelli, certo, che ha fatto la prefazione. Certo. Abbiamo raccontato delle cose... Buona parte delle cose che abbiamo detto sono là dentro, non è autocelebrativo, è un racconto, è il punto di vista di un sardo a tutto tondo. E allora, così il secondo capitolo di questo libro, sicuramente in una prossima intervista, ti prendo già adesso la tua promessa, voglio che me la fai adesso. Ma per un altro libro? No! Per la metà di questo. Ah sì! Oggi abbiamo fatto la metà. Beh, ce ne sono cose da raccontare. Sì, ce ne sono tante. Quindi ringraziamo i telespettatori che hanno avuto la pazienza e il piacere di seguirci. Vida ritornerà per una prossima puntata con un altro ospite. Grazie a Leonardo Marras e grazie ai telespettatori che ci hanno seguito.